Io credo che oggi i sindaci e i consigli comunali del circondario del Tribunale di Nicosia e di tutta la provincia di Enna, assieme alla provincia regionale, alla politica tutta, assieme alle associazioni di categoria e ai sindacati, assieme all'avvocatura e assieme a tutti i cittadini, hanno dato grande prova di sé nel chiedere con forza al Governo nazionale e al Parlamento il mantenimento del nostro Tribunale, il quale a nostro avviso deve essere mantenuto come Tribunale della Montagna, allargando i confini del circondario anche ai territori limitrofi che hanno uguali caratteristiche geografiche ed economiche. Peraltro noi vantiamo una specificità territoriale ben precisa, siamo l'unico Tribunale della Montagna in Italia, con strade fatiscenti e quindi in rapporto alla situazione delle strutture viarie noi possiamo avanzare la richiesta di una deroga rispetto alla norma nazionale. Oggi il sindaco è più ottimista per il mantenimento dopo questa manifestazione, è sempre stato ottimista ma oggi lo è ancora di più. Io vivo da settembre ad oggi questa vicenda con angoscia, ma anche con grande amore verso la mia città. Io credo che oggi sia partito da Nicosia un grande sussulto, un grande grido d'allarme nell'indirizzo del Parlamento nazionale e del Governo. Io credo che di tutto ciò le istituzioni ne debbono tenere conto, per cui qualsiasi provvedimento verrà adottato deve tenere conto delle esigenze di questo territorio, debbono venire a interloquire con il territorio e con i rappresentanti del territorio, e se tutto ciò avverrà io credo che grazie anche alla bontà della nostra proposta qualche risultato potremmo ottenerlo. Oggi, se questo sciopero straordinario, questa manifestazione straordinaria è riuscita, e grazie soprattutto ai commercianti e agli artigiani che sono qui con noi in piazza, assieme alle scuole, assieme a tutti i cittadini, grazie all'avvocatura che ha dato un contributo sicuramente importante per questa manifestazione, ma anche per la proposta che noi stiamo facendo anche a livello nazionale per il mantenimento del nostro Tribunale. Con Ordine Forense abbiamo collaborato sin dall'inizio, sin dal settembre, da quando è uscita la norma che ha messo in discussione il mantenimento dei nostri uffici giudiziari. La chiusura del nostro Tribunale comporterebbe una catastrofe dal punto di vista economico per il nostro territorio e per il futuro delle nuove generazioni. Allora questa angoscia ci ha portato però allo studio, ad una proposta che oggi abbiamo divulgato a livello nazionale. Io vi posso assicurare che la questione del Tribunale di Nicosia oggi è stata portata a livello nazionale. La proposta prevede questo mantenimento del Tribunale in quanto Tribunale di Montagna, per la sua specificità territoriale, geografica, ma anche perché la sua specificità deriva dal dissestato stato delle strade, delle strutture viarie. E questo lo prevede la norma. Peraltro noi abbiamo anche avanzato l'ipotesi che il nostro presidio di legalità, di giustizia, che da oltre 150 anni opera nel nostro territorio a garanzia della legalità e della giustizia, la sua soppressione aprirebbe le porte a un dominio delle famiglie mafiose storiche che sono state sempre presenti nel nostro territorio, anche per i confini, per i contatti che si hanno con le province di Catania, Messina e Palermo. Quindi un presidio di legalità efficiente, i numeri parlano chiaro, noi abbiamo tempi dell'amministrazione della giustizia brevissimi, a differenza invece dei tempi dei tribunali grandi, delle aree metropolitane, perché è vero il ministro punta a un'efficienza, dice che ci sono 9 milioni di cause inevase, ma io non credo che l'accorpamento dei tribunali piccoli e dei tribunali minori porterà a una maggiore efficienza. Al contrario, noi siamo convinti che la giustizia funzionerà male, e allora noi siamo per il mantenimento del nostro tribunale e per il suo ampliamento,
ai territori limitrofi che hanno la stessa condizione geografica ed economica. Questa è la nostra proposta, un tribunale della montagna, un tribunale montano della Sicilia interna che sia più grande, che comprenda anche territori dei circondari del palermitano ma anche del messinese. Perché se vogliamo puntare all'efficienza, a un tribunale che faccia più numeri, a un tribunale che abbia più carichi di lavoro, la proposta è questa: accorpiamo pezzi di territori limitrofi che hanno le stesse caratteristiche nostre, che vivono gli stessi problemi nostri, e insieme in questo modo possiamo amministrare una giustizia efficiente, così come ci chiede oggi lo Stato e il Governo, per andare incontro anche alle esigenze della finanza pubblica. Perché il problema grosso è questo: dobbiamo risparmiare, dobbiamo contenere i costi, e allora riducono i servizi, tagliano i servizi a partire dai tribunali minori. E noi allora diciamo, siccome noi crediamo che il risanamento economico debba anche passare attraverso l'applicazione del principio dell'equità, della giustizia sociale, noi abbiamo già dato troppo allo Stato, abbiamo pagato tanto, tant'è vero che le nostre strade sono dissestate, la nostra economia è in difficoltà, e allora non possiamo permettere la chiusura degli ospedali, la chiusura delle scuole e neppure la chiusura del tribunale. Per una questione di equità, di giustizia, abbiamo pagato, ora non possiamo più pagare, ma nello stesso tempo facciamo una proposta che va nella direzione della norma e nella direzione di quanto ci chiede il governo. Un tribunale di montagna più grande, che riesca a garantire la giustizia in un territorio difficile a rischio mafioso. Questo è il senso di quanto noi abbiamo sostenuto.